Buongiorno e benvenuti da iPhone Tech Brescia. Allora, io sono Furkan, quello che vedete nel video è un iPhone SE o 5SE, come lo volete chiamare, che il nostro cliente ha dichiarato non si accende. Allora, quello che dovrò andare a fare è provare a recuperare questo dispositivo. Anche schiacciando il power non si accende. Quindi la prima cosa che farò, allora, questo video sarà seguito in diverse fasi: diagnostica, lavorazione, test finali. Quindi procediamo alla diagnosi di questo dispositivo. Allora, controllo assorbimento 0, non abbiamo nessun assorbimento dal dock di ricarica, quindi effettivamente il cliente ha ragione, il dispositivo non si accende e non assorbe assolutamente nulla. Adesso procediamo allo smontaggio del telefono. Allora, voi dovete sempre avere uno schema per lavorare, cioè da dove partire e da dove finire, perché vedo tantissimi tecnici, beh, ovviamente brava gente, non sto dicendo nulla di male, che non hanno uno schema, non sanno come fare le diagnosi, non sanno come partire. Quindi questi sono i tre step da fare. Arriva il telefono, diagnosi iniziale, riparazione e test finali. Ovviamente diagnosi fatte bene, non diagnosi fatte col dito, perché c'è qualcuno che fa le diagnosi col dito: questo non va bene, questo mi sembra bruciato, cambiamolo. Dovete provare le tensioni, dovete verificare se i componenti effettivamente si sono danneggiati o meno. Ok. Ok, perfetto. Come ho già... Ah, qui notiamo un'altra cosa. Come vedete qui, allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Allora, in questa posizione dovevamo avere un fermo che purtroppo non c'è più. Questo vuol dire che il dispositivo probabilmente è già stato smontato da qualcuno. Ok, questa è la scheda madre di un iPhone SE o 5SE, come lo volete chiamare. Allora, procediamo prima di tutto allo smontaggio del telefono, appunto per verificare se abbiamo qualche problema o meno. Quindi la prima cosa, connettore di ricarica, tolgo il shield del connettore di ricarica e verifico le tensioni. Ovviamente tutte le cose che sto dicendo per fare bene le diagnostiche, per capire come funziona un dispositivo, eccetera, le ho già inserite nei miei corsi online. Quindi se volete approfondire gli argomenti, che cosa sono le tensioni, come vengono generate, che cos'è l'elettronica, eccetera, le ho già inserite. Per riparare questi dispositivi vi servono appunto le basi di elettronica, sono dispositivi elettronici, cioè telefoni elettronici. Adesso, se uno non sa l'elettronica di queste cose qua, mi immagino come fa a riparare una cosa che è pura elettronica e non sa l'elettronica. Allora, qui adesso del 5SE, o come si chiama, non ho il connettore, però va bene quello del 6 Plus. Bene, ottimo. Allora, gli mettiamo il connettore del 6 Plus per verificare se è tutto a posto. Qua mi si è saltato un filo, lo risaldo tanto. Ritornando a noi, dicevo, se state riparando una cosa che già di nome fa dispositivo elettronico, come fate a ripararlo senza le basi di elettronica? Quindi, a mio parere, è fondamentale avere almeno le nozioni generali di elettronica e non dire con il dito: questo non va bene, questo va bene, questo mi sembra nero, questo mi sembra bianco. Ok, il nostro flex è collegato, diamo l'accensione, vediamo cosa succede. Il telefono sembra che si stia accendendo, riesco a vedere l'assorbimento dell'assorbimento del telefono, e adesso andiamo a vedere se il problema è del
Se il problema è generato dall'inversione di viti, potrebbe essere. Se il problema è generato dal display difettoso, potrebbe essere anche quello. O abbiamo la backlight bruciata, eccetera. Ok. Allora, tolgo il display, touch, display. Ok, adesso mi serve un display di iPhone 5S che lo dovrei avere lì su. Poi un'altra cosa, l'iPhone SE ha il display compatibile all'iPhone 5S, quindi potete benissimo prendere quel display e montarlo su. Solo che adesso qua trovare un display, sempre se lo trovo. Questo era il mio telefono, però qua il display manca. Vabbè, pace. Allora, vediamo se riesco a trovarlo qua da qualche parte, buttato magari. Sì, questo funzionava una volta. Ok, uno e due. Lo metto qui e gli do la tensione. Allora, poi, sempre ritornando al discorso elettronica, quando si hanno questi dispositivi nuovi di cui non abbiamo le schematiche, o magari ci sono dispositivi di cui le schematiche non sono neanche disponibili e non sappiamo che cosa stiamo andando a fare, possiamo sistemarli lo stesso anche senza schematiche, sapendo un pochettino di base di elettronica. Quindi adesso questo display non sta funzionando, tolgo appunto i connettori, andiamo a verificare se sul connettore del display o in questa zona qua abbiamo qualche danno causato ovviamente dal montaggio del display, eccetera. Quindi, beh, non smonto ancora la scheda madre. Lo vedo, diciamo, senza smontare la scheda madre. Quindi tolgo i miei connettori e adesso andiamo a togliere anche questo. Ok, perfetto. Adesso che abbiamo rimosso questo adesivo gommoso della Apple, ci spostiamo sotto il microscopio e andiamo a guardare al microscopio che cosa sono queste, che cosa abbiamo qua e che cosa possiamo fare con questo dispositivo, quale può essere il problema e quale può essere la soluzione. Ci spostiamo sotto il microscopio e vediamo con esattezza il tutto. Ok, allora, eccoci di qua al microscopio. Quindi adesso andiamo a controllare se abbiamo qualche danno. Allora, oh, eccolo qua. Qui riuscite a vedere che c'è un'induttanza un pochettino bruciacchiata. Anche qui, attenzione, niente di agno di condito. Prendiamo il nostro multimetro. Andiamo a verificare se effettivamente questa induttanza è bruciata o meno. Anche se sembra, però un controllo non fa male. Come ho già riparato un iPhone 5S nell'altro video, che diciamo un condensatore era in corto e sono andato a controllare. Qui abbiamo il beep, qui no. Controlliamo l'altro. Qui abbiamo il beep e qui abbiamo il beep. Questi sono tre condensatori, sono tre induttanze di filtraggio. No, scusate, sono tre induttanze, non induttanze di filtraggio. Sono tre induttanze che l'Apple utilizza come fusibili. Li utilizzano appunto per bruciarsi. Perché? Perché quando il dispositivo è acceso, abbiamo nella parte del display abbiamo 15 volt che arrivano, non 3.7 ma 15 volt, perché fanno step up. Adesso non mi ricordo se erano 15 o 5.7, uno di due, non ho lo schema sotto mano, quindi potrei dire anche una cavolata. Ok, la prima cosa che andrò a fare è andare a togliere questa induttanza, ripulire il tutto e andare a risaldarne un'altra. Però ancora prima devo togliere questa induttanza. Ok, che funzionano queste induttanze? Servono appunto, come vi dicevo, servono appunto per saltare via nel caso appunto che si bruciano. Qui mi sono portato via anche una piazzola. Adesso purtroppo non so dove era collegata questa piazzola, ma vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, prendo il nostro bisturi. Quando le piazzole non ci sono o mancano proprio, andiamo a grattare via un pochettino della parte sopra. Allora, giro un attimo la scheda madre.
andiamo a grattare via delicatamente. Piano piano. E vedrete che arriverà un certo punto che riuscirete a vedere un piccolo puntino nella scheda madre. E quella sarà la vostra piazzola. Allora, gli diamo un'altra passata con il saldatore. O se no, in alternativa possiamo fare un'altra cosa. Anche qui. Allora, qui adesso bisognerà grattare, però io la scheda madre non l'ho ancora tolta dalla scocca. Vado a controllare dove sono collegati questi ultimi pin. Allora, vediamo. Questo è collegato con questo. Allora, questo pin. No. Questo pin arriva al secondo posto. Questo pin arriva qui. Allora, andiamo, diciamo, un pochettino ad occhio. Questo arriva qui. Il secondo arriva qui. Il terzo probabilmente arriverà qui, di cui è saltato appunto. Ok, perfetto. Abbiamo il terzo pin che non ci risponde. Quindi verifico se il terzo pin è collegato con qualcos'altro. No, perfetto. Allora, probabilmente andando di logica, andando di, diciamo, di memoria, o appunto verificando il tutto, sembra che il terzo pin sia collegato con l'induttanza. Non sono sicuro, però. Perché ho deciso che questo pin andrà lì? Perché tutto il circuito del backlight, della retroimmissione, le case madri dell'Apple lo mettono in un posto unico. Solitamente sono tre pin collegati, tre pin assieme, e potrebbe essere che questo terzo pin che ho verificato sia il terzo ultimo. Quindi adesso andrò a fare un piccolo ponticello da qua fino all'infondo. Come vi dicevo, possiamo anche grattare quella parte lì, però adesso non ho ancora tirato giù la scheda madre della nostra, come si dice, dalla nostra scocca. Non l'ho ancora smontata, l'ho lasciata lì dentro appunto per risparmiare tempo. Quindi questo qua adesso lo metto qui in mezzo e andiamo a fare una saldatura. Come mi comodo, anzi, giro il tutto in questo modo, ma forse qui sarebbe più comodo. Sì, ottimo. Allora, e vediamo se abbiamo almeno l'accensione o meno. Ok, approfitto del video per dirvi che sono cominciati i miei corsi punto online. Troverete il link qui sotto, come vedete questo è il link www.icorsi.online, potete iscrivervi e imparare appunto sia le basi di elettronica che la riparazione di dispositivi. Allora, adesso qua il posto è un pochettino piccolino, qua mi sa che dovrò andare a grattare via il saldatore da davanti. Ok, andiamo a Allora, qui il posto è un pochettino difficile perché abbiamo un integrato in parte. Probabilmente quell'integrato è del pulsante home, probabilmente, o di accensione. Quindi non vorrei rovinarlo. E vorrei anche fare la saldatura. Quindi aspetto un attimino qui che lo stagno si scioglie. Allora, vediamo. No, così non riesco. Allora, rigiro la scheda madre dalla parte mia e giriamo lo stagno. Il problema di queste microsaldature è appunto questo, che ci vuole il saldatore fine, ben caldo. Ok, adesso credo che riuscirò a fare la saldatura. È una mano ferma.
Sempre se non faccio saltare via pure questa piazzola. Allora, 3, 2, 1. Siamo quasi, dai. Si è formata una pallina. E deve essere così. Ok, una parte della saldatura l'abbiamo. Adesso l'altra la dovrò andare a collegare qui. Al terzo pin, quindi giriamo il filo, ok. Allora, perché io faccio sempre ponticelli e non sulla sostituzione di componenti? Allora, si può benissimo sostituire il componente, si può mettere un altro, però come vi ho già detto, io vorrei evitare ogni tipo di scaldata alla scheda madre perché sono saldature. Tante volte cosa succede? Se si va a scaldare solo una parte della scheda madre, voi non sapete effettivamente il calore dove sta andando. Cioè voi scaldate, che ne so, in questa zona e andate a scaldare l'IC in parte, integrati in parte. Come ho già fatto il video dei tre chip, e lì, diciamo, riparando una cosa, sono saltate via altre due, a parte che l'ho riparato, però possono succedere queste cose qua, che magari state riparando una cosa e l'altra vi salta via. Ok, andiamo a mettere un ponte qui, esattamente così, sempre se sta fermo, ottimo. Allora, poi un'altra cosa, questo filo che sto utilizzando è un filo smaltato da sopra, quindi come vedete qui sembra che abbiamo un corto, ma non abbiamo corto perché il filo è ricoperto e smaltato. Ok, tagliamo il filo in eccesso. Per adesso lo lasciamo così. Per adesso. Poi andiamo a mettere un'inductanza qua e andremo a fare il ponticello per bene. Ok, adesso mi risposto al mio piano di lavoro e verifichiamo se questa saldatura è andata a buon fine o meno. Ok, eccoci di qua. Siamo ritornati al nostro piano di lavoro. Allora, vi mostro la saldatura che ho fatto perché c'è qualcuno che sostiene è un fake, non l'ho fatto bene, ha modificato. Allora, come vedete, non ho tagliato nulla. Ok, ho fatto appunto quel ponticello. Adesso andiamo a verificare. Beh, ovviamente ho tolto la fotocamera, che dopo andrò a metterla perché con il saldatore non si sa mai dove si va a toccare. Ok, mettiamo appunto il nostro display. Come vedete io utilizzo appunto il display di laboratorio di prova perché sono sicuro che questo display funziona. Ok, andiamo a mettere appunto il nostro connettore della batteria. Beh, incrociamo le dita e speriamo che funzioni. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Oh, che sia fatta luce. Allora, diciamo che il mio intuito era giusto, quella piazzola che è saltata via era appunto di diciamo di quella parte. Qui adesso c'è un codice di blocco, me l'ha scritto? No, non me l'ha scritto. Proviamo con quello standard. No, non è quello standard, vabbè, lo lascio così perché appunto per evitare. Vediamo se carica anche. Allora, vediamo. Adesso ho tolto il mio alimentatore, ho rimesso la sua batteria. No, non carica ancora. Potrebbe essere che anche il tristar sia saltato o potrebbe essere che questa batteria è sotto zero. Comunque, questa era una riparazione alla veloce di un 5S. Dove ho ponticellato questa cosa qua, dove è andata? Ecco. Come vedete c'è appunto il ponticello in quella parte lì. Adesso toglierò il ponticello e andrò a risaldare appunto l'inductanza. Questa era un'altra soluzione che vi ho condiviso. A breve ci sarà un altro video di un iPhone 6S che ha più o meno lo stesso difetto. Comunque, vi ringrazio per aver visto il mio video e vi ricordo che abbiamo dei nostri corsi online che sono già cominciati. Questi corsi online sono a pagamento, li potete trovare tutte le informazioni sul mio profilo. Vi lascio il mio link del profilo Facebook che trovate nei commenti. E
E basta. Con questo è tutto. Buona serata, buona giornata, arrivederci. Ciao ciao.